Grazie Presidente. A compimento del percorso normativo della riforma della legittima difesa si impongono alcune brevi ma doverose riflessioni. Da un lato deve essere dato atto e deve essere tributato un ringraziamento, nonostante tutto, a coloro che hanno collaborato o comunque dibattuto, pur nelle rispettive posizioni politiche e nei ruoli istituzionali, ad ampliare un dibattito importante che dal punto di vista meramente giuridico è stato assolutamente di primo piano. Seppur in dissenso, apprezzo quanto riportato dai relatori di minoranza, dal senatore Cucca e dal senatore Grasso. Si impone ovviamente un particolare ringraziamento per il relatore, nonché il Presidente della Commissione, che sin dai lavori preparatori ed anche nella odierna relazione ha posto in essere le basi per una discussione franca, anche dura, ma sicuramente di livello e di principio. Ed ancor maggior valore politico e giuridico assume la volontà stessa di operare su di un testo che tenesse conto di tutte le proposte presentate, siano esse di fonte parlamentare che extraparlamentare. Ed è questo chiaro segnale di una operazione tecnico-politica che allontana, o ragionevolmente avrebbe dovuto allontanare, in modo deciso le polemiche sterili che, seppur chiassose, sono purtroppo fuori da quest'Aula e che stanno affollando i media. Al di là delle mere analisi tecniche, che già hanno avuto modo di esplicitarsi in fase di commissione e anche oggi, e di cui si ribadisce in ogni caso la bontà, si impone per il nostro ruolo una verifica politica. Nonostante qualcuno abbia tentato di sminuire il valore del lavoro svolto in sede parlamentare per un mero calcolo politico e propagandistico, va sottolineato che oggi, qui, stiamo dando luogo ad un mandato conferitoci dal popolo. Mandato che, nella tripartizione dei poteri, ci impone di tradurre in norme ed in articolati le esigenze e i bisogni, i diritti e i doveri, non solo dei nostri elettori, ma di tutti coloro che vivono al nostro Paese. Proprio per dare valore a tali esigenze e bisogni, la Commissione ha provveduto ad audire tutti, davvero tutti, utilizzando il giusto tempo, eppur senza perderlo. Abbiamo avuto modo di ascoltare e coinvolgere tutti coloro che non solo hanno apportato un valore alla lettura e costruzione giuridica, sicuramente compita ed articolata, ma anche e soprattutto coloro che hanno subito le nefaste, ingiuste e drammatiche conseguenze di un complesso di norme divenuto anacronistico che ha portato ai casi, anzi alle tragedie, che abbiamo conosciuto attraverso la cronaca. E ne abbiamo avuto prova anche durante l'audizione, lo ripeto. Si badi bene, a coloro i quali riferiscono che un articolato come quello che stiamo approvando oggi tutelerebbe ben pochi casi, debbo rispondere che il compito del diritto è quello di tutelare tutti, tutti, i tanti e i pochi. Ho anche sentito dire che questa riforma avrebbe effetti contrari alla Costituzione, all'ordinamento. Ho sentito dire che questa riforma permette a chiunque di munirsi di armi. Ho sentito dire che questa riforma, l'Italia, con questa riforma l'Italia si trasformerebbe nel Far West. Insomma, saremmo pronti alla guerra. Di fronte a queste affermazioni, nonché a certe manifestazioni, francamente risibili, da parte di chi ha avversato questa legge, tese solo al fine di attirare attenzione mediatica, trasferendo notizie falsate o ancor peggio false del tutto, rimaniamo basiti e sconcerti, perché ciò davvero equivale a tentare di instillare timori e paure inesistenti nella gente comune. Ciò che è sentito dire così che il sentito dire possa e debba diventare la verità per il favore di qualcuno. Ma dobbiamo ricordare a questo qualcuno che il vento è cambiato. Oggi il popolo ha compreso che la tutela dei propri diritti non può dipendere da chi crea e alimenta polemica. Oggi il popolo ha compreso che il testo che stiamo approvando fornirà lo strumento per dare giustizia a chi oggi rischia di non solo di subire un danno ingiusto da parte di delinquenti e malfattori, ma addirittura rischia di subire un procedimento penale ed un procedimento civile con tutto ciò che ne deriva. Io vorrei che ognuno di noi si mettesse nei panni di quelle persone che hanno visto entrare con la forza nelle proprie case un estraneo. Vorrei che ci si immedesimasse, ed anche allora non sarà sufficiente, nell'animo di un padre qualunque, che vede messo in pericolo il proprio figlio durante la notte. Vorrei che ci si immedesimasse in un marito qualunque che vede messa in pericolo la vita propria, della propria moglie e dei propri familiari. E vorrei che ci si immedesimasse nello spirito dell'uomo o della donna qualunque che deve mettere sullo stesso piano, nell'arco di pochi istanti, la tutela dei propri cari
ed il rischio di doversi rovinare per quello che potrebbe accadere dopo, per colpe dello Stato. Ecco, io sul punto richiamo peraltro anche quanto affermato dal relatore di minoranza, il senatore Cucca, che pur stimo per la qualità dei suoi apporti giuridici, ma quando sento che alternativamente a questa riforma si dovrebbe dare maggiori fondi alla polizia, dico semplicemente, uno, il nostro ministro dell'interno sta già provvedendo, e due, dove eravate prima? Sono queste argomentazioni suggestive? Non credo. Ed ecco che allora la riforma che proponiamo non ha altro fine che dare tutela a chi tutela oggi rischia di non avere. Riforma di giustizia, riforma di civiltà, riforma di dignità, riforma che oggi viene descritta da qualcuno come il male assoluto, ma che invece va letta in modo rispettoso. Perché ricordiamoci che la collettività che oggi rappresentiamo non è solo un'idea astratta, ma porta i nomi e i cognomi di coloro che ogni giorno lavorano e faticano per realizzare se stessi e la propria famiglia. E sono questi nomi e cognomi che noi dobbiamo tutelare in ogni dove e comunque. È per tutela loro che la difesa è sempre legittima. Grazie. Grazie, senatore Pellegrini. È iscritto a parlare.